Sono Deborah, sto facendo servizio civile nazionale qua all'ufficio giovani di Grugliasco. Potrei associare aggregazione, servizio, se non mi viene in mente nient'altro per il momento. Iniziato a fare volontariato dopo aver fatto servizio civile locale, mi sono resa conto di quanti servizi e opportunità offrisse il comune di Grugliasco e insomma mi è piaciuto anche il modo in cui erano organizzati, per cui ho deciso di spendere un po' del mio tempo anche per mettermi un po' alla prova. Forse ce n'è anche più di una. Allora, penso che mi abbia segnato di più quella dello studio assistito, perché mi sono forse sentita più utile in quell'ambito lì. È stato bello avere un rapporto uno a uno con delle persone, vedere i risultati del proprio operato. Però sono stati belli anche gli eventi cittadini, insomma, spesso non è sembrato di, cioè non mi è sembrato di andare lì a fare un lavoro particolare, ma di passare un pomeriggio insieme, quindi. È stato bello. Allora, gli aspetti positivi, uno sicuramente legato a questo fatto dell'aggregazione, nel senso che non spesso ci si ritaglia nella vita del tempo per fare qualcosa insieme agli altri, e di solito appunto ci sono dinamiche, non so, di gruppo, nel senso che si fanno delle cose insieme con un obiettivo comune. Poi dipende dalle volte, certe volte ci si sente utili, si pensa di aver fatto qualcosa di buono, c'è appartenenza per la propria città, appartenenza a un gruppo di persone, si conoscono persone nuove. Aspetti negativi non me ne viene in mente qualcuno in particolare, diciamo che forse dipendono da come si vive l'esperienza, nel senso è molto importante, secondo me, e di tagliare l'esperienza di volontariato su se stessi, quindi capire se una cosa ci piace, perché vogliamo farla, ritagliare il tempo necessario per questa attività, altrimenti potrebbe diventare noioso, invadente, e non è bello.